Ciao, bentornati sul mio canale Yara Eide. Io parlo di viaggi, parlo di lingue straniere, parlo della mia vita in Norvegia o in Angola o dove sono andata a vivere grazie o a causa del mio compagno che è espatriato nel mondo. Io cerco di seguirlo dove lo mandano. E oggi volevo parlarvi un po' di come io sopravvivo all'aeroporto, agli scali all'aeroporto o quando devo aspettare appunto al gate. In particolare io viaggio tantissimo da sola, proprio perché il mio compagno è fuori in giro nel mondo a lavorare. Io lo raggiungo quando non posso andare a vivere con lui o quando vado a vivere con lui, poi torno in Italia molto spesso e quindi mi capita molto di viaggiare in aereo da sola. Almeno 2-3 viaggi, voli al mese io li faccio. E molto spesso mi capita, anche perché sono un po' ansiosa, di arrivare tipo 2 ore prima in aeroporto e non so mai come sbrigarmela nel frattempo che aspetto l'aereo. A volte ci sono anche dei ritardi, quindi figurati. Quello che faccio io fondamentalmente è, innanzitutto, io quasi sempre faccio il check-in quando arrivo all'aeroporto. È vero, è una cosa sbagliata perché poi ti trovi i posti peggiori nell'aereo. Però è anche vero che se tu fai il check-in all'ultimo minuto, puoi eventualmente, anche se perdi l'aereo, in alcuni casi se non fai il check-in ti possono essere rimborsati i soldi che hai speso per il biglietto. Faccio i controlli del bagaglio a mano con tutta calma, tutta serenità, dopodiché mi faccio un bel giretto al duty free. Non è assolutamente conveniente dal punto di vista economico. Chiunque viaggia come me tanto sa che il duty free di fatto è un po' una farsa, nel senso che nonostante non abbia le tasse, è comunque, molti prodotti sono più cari rispetto al mercato fuori dall'aeroporto. Comunque la cosa interessante è che tu puoi testare un sacco di prodotti, quindi io praticamente perdo un'ora a testare cremine per le mani oppure vado apposta non truccata devo dire, lo so che è un po' da poveracce, lo so, però è anche un po' per testare anche altri nuovi prodotti senza doverli comprare, o comunque io non è che vado spesso in profumeria, quindi lì io a volte mi provo i profumi, devo dire la verità che sono di quelle che si provano il profumo uno solo alla volta ovviamente, e oppure non so, il make-up, cerco sempre ovviamente di testare le cose che non hanno avuto il contatto diretto, per esempio le creme per le mani, piuttosto che, oppure se ci sono dei tester tipo di matite per occhi, cose così, faccio sempre la punta o le pulisco con un fazzoletto prima di testarle. Non mi piace usare il tester direttamente, assolutamente non va fatto, anche che ti prendi tutti i microbi, le cose, quindi no. Però il più possibile io lo testo, e soprattutto su creme molto costose che io non mi posso permettere, ma ci sono creme da 180 euro anche al duty free, quindi io mi prendo il siero o la crema corpo, la crema mani profumata di Chanel o robe che costano troppo e me le provo sinceramente e mi faccio una mia bella passeggiata. L'aeroporto è una curiosità, è andare a vedere le edicole, i negozi di libri e riviste locali, per sfogliarmi un po' di libri, riviste. Se trovo qualcosa in inglese interessante lo compro, perché è difficile trovare libri in inglese in Italia, quindi duty free li trovo molto più spesso, e quindi, e soprattutto riviste magari, non so, di ricette culinarie piuttosto che di costumi e abitudini locali. E mi piace, tranne in Norvegia che costano veramente troppo, quindi io mi sono assolutamente rifiutata l'ultima volta di comprarlo, le riviste di home decor, quindi di come si dice, interior, come si dice, tipo casa facile, le riviste di casa, arredamento, ecco, arredamento di casa, e quindi me le sfoglio, me le guardo così, a volte le compro, più delle volte mi faccio, perdo tempo nel guardarle, nel frattempo leggo qualcosa. Se ho tempo mi piace anche mangiare qualcosa all'aeroporto, perché per esempio con Norwegian Airlines o altre compagnie, soprattutto magari low cost, non ti danno da mangiare sull'aereo, quindi io approfitto e mangio, perdo un po' di tempo e mangio qualcosa all'aeroporto. Devo dire la verità che nemmeno agli aeroporti italiani si mangia bene, e agli aeroporti norvegesi, angolani, non ve lo dico neanche, sono stata pure male quando ho mangiato non mi ricordo più cosa fosse, un pasteo, una specie di pastella fritta, sono stata pure male, quindi lasciamo perdere, però è un altro modo per perdere tempo.
Un altro modo simpatico, secondo me, per perdere tempo in un aeroporto è guardare le destinazioni e sognare i viaggi che vuoi fare. Io personalmente mi faccio un giro dei gate quando ho tempo e mi guardo tutte le varie destinazioni, non so, Amsterdam, San Francisco, Parigi, e mi faccio un po' una lista dei desideri, wish list dei viaggi che voglio fare. Cosa molto importante mentre aspetto un aereo. Solitamente non mi metto proprio al gate perché c'è sempre un casino di gente, sinceramente, quindi mi metto a volte in un punto più isolato dell'aeroporto, vicino al gate ovviamente dove devo essere, e scrivo gli appunti di nuovi video, scrivo gli appunti di idee che vorrei realizzare, di progetti, scrivo proprio con la carta e penna, sono un po' vecchio stile, lo so, a volte anche col cellulare ovviamente, a volte faccio anche ovviamente sui social, faccio le stories di Instagram, seguitemi su Yara Heide su Instagram, perché cerco di mettere almeno una story ogni giorno su Instagram, su Facebook, sempre con Yara Heide, e ogni tanto anche su Twitter. E invece voi com'è che sopravvivete, per esempio, a 3-4 ore di attesa? Beh, 3-4 ore sono tante. 1 o 2 ore di attesa all'aeroporto. Mi raccontate la vostra esperienza, cosa fate voi per passare il tempo all'aeroporto? Lasciatemi sotto un commento, lasciatemi un like su questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Tanto è gratuito, fate qui, c'è una iscriviti e c'è una piccola, come si chiama, campanella, che dovete schiacciare anche quella, cliccare anche quella, perché così vi arrivano le notifiche ogni volta che io faccio video. Siccome non ho una cadenza settimanale, non sempre, non tutti i giorni, non tutte le settimane pubblico video, quindi se volete essere aggiornati su nuovi video che pubblico sul mio canale, mettete le notifiche on. Ci vediamo presto al prossimo video. Ciao ciao.